tutti, eccoci alla quarta puntata, direi quarta puntata bis martedì. Abbiamo fatto casting selezione a One Apple di Torino, che è stato il nostro contenitore per le prime tre puntate, inclusa la quarta, uno. La quarta bis, siamo diventati assolutamente itineranti, siamo al Cubo di Leini, un locale fantastico, il tempio del mondo latinoamericano direi, dove avremo il piacere di ospitare tantissime scuole di ballo e due stiliste di altissimo prestigio che sono appena fresche da Torino Fashion Week, Jessica Vitabile e Regina Guasco de Oliveira. Vi auguro a tutti una puntata fantastica e ovviamente mi raccomando, seguiteci.
ele eu estudado. E adesso ho incontrato Daniel in un evento, in una sfilata, e lui ha ammirato, mi ha invitato. E sono molto orgogliosa di essere con lui in questo evento meraviglioso. Faccio abito di alta moda, dove valorizzo la silhouette delle donne. Molto spacco, molto lavoro in schiena, molto scolatura. E così tento fare questo lavoro il meglio possibile per valorizzare le donne. E penso che questo è andato bene. Sono partita di un abito da sposa, dove io pensavo o che fare per essere una sposa avanguardia. E il mio marito, che collabora con me, Carlo Guasco, ele ha la tecnologia, lui fa questo lavoro. Então, uniamo le cose. Io faccio l'abito, c'è la idea e lui consegue mettere essa tecnologia no abito e facciamo bella cosa con non só aquele abito di luce come mantelli, molto bello. Molto semplicemente, guardando la qualità e il prodotto finito dell'abito creato da Regina, in questo caso mi è venuto in mente di metterci una specie di aurora boreale che nasceva in vita. Così mi sono messo lì, ho incorporato un piccolo computer, un migliaio di LED nella cintura, programmato il tutto e il risultato credo che l'abbiate visto bene. Thank you.
bellissima esperienza, perché ci siamo trovati benissimo. Un ringraziamento al maestro Daniel Dan. E aspettiamo ovviamente questo risultato, non vediamo l'ora. E all'interno della scuola svolgiamo tutte le attività che ovviamente riguardano tutte le discipline che riguardano i balli di coppia, quindi dalle danze caraibiche alle danze latinoamericane, ballo liscio, danze standard e ovviamente le danze nazionali. All'interno della scuola abbiamo anche pratichiamo anche la disciplina della danza classica e quindi il modern contemporary e la parte dell'hip hop. Insieme a questo abbiamo delle discipline un po' più fitness come la zumba, oppure abbiamo anche e siamo settoriali su una disciplina che è il reggaeton con il dembow insieme.
stati scelti e stampati dalla nostra stilista. Allora, io ringrazio le nostre modelle, dico anche i nomi perché così almeno spero di ricordarli: Francesca, Deborah, Camilla, Stefania e Patricia. Un grande applauso, grazie ragazze. Vittoriano, che è un periodo che mi piace tantissimo per le sue forme, quindi ho ripreso le forme delle maniche, dei colli con scollature aderenti, ma di sera scollature ampie, quindi ho ripreso questi volumi e ho stampato un tessuto con gli angeli, fatto stampare nel tessuto jacquard e ho mischiato il tessuto con il tartan, che è un tessuto tipico inglese, quindi ho ripreso la cultura vittoriana anche in questo modo. Sicuramente la mia collezione è estrosa e si riferisce a un pubblico che abbia voglia di osare, perché l'accostamento che ho scelto è particolare e quindi è un pubblico che vuole farsi vedere ma comunque con gusto. Concerture, la mia attività è il sito in Corso Racconigi numero 113, zona Torino, Borgo San Paolo. Il mio progetto, diciamo, nel futuro di dovermi ingrandire è aprire un salone, diciamo, dove posso ampliare le mie creatività, quindi fare un connubio tra il vestito che parla dell'Ottocento ad arrivare fino a oggi e creare una conciatura in stile proprio sul modello stesso. Come lo sa, non è la che vuole del padre, non è la che vuole del padre.
parte che mi riguarda nel personale, sicuramente la mia struttura, una scuola che si trova sita in Torino, in via Fattori 77, che si chiama La Mind Dance. Noi ci occupiamo un po' di tutto, dalla parte caraibica, danza classica, un po' come tutte le scuole, però sicuramente rimane nel cuore, Mind Dance. Quando parliamo ai versanti 1993-1997, Marta Cattelano è una maestra di ballo fantastica, che io ho sempre ammirato e stimato, sempre. E Marta dirà cosa balla, cosa succede. Grazie, allora vi presento Lorenzo Scacchi, che è un ragazzo che è praticamente nato con noi, perché ce l'abbiamo dall'età di 3 anni. Un applauso per Marta. La scuola di ballo San Paoli di Torino, che è aperta a Torino dal 1948 e si trova in via Gastaldi, angolo corso Vittorio Emanuele. Ballo a 360 gradi. Allora, sono stato invitato a partecipare a questo bellissimo format, quello che avrà uno sviluppo incredibile, Fan Art TV. Potrete esprimervi al meglio e vedere grandi espressioni di arte a 360 gradi. Thank you.
ragazzi qua siamo assolutamente a un livello altissimo, ciò che si chiama alta moda, c'è Hugo Lady Torino. Sera a vedere questo spettacolo stupendo, un format fantastico in cui mi sento anche coinvolto perché appunto anch'io tratto l'arte e quello che ho visto stasera è bellissimo e sono anche un selezionatore ufficiale di questo format e arte a 360 gradi logicamente. Che io seleziono l'arte che intendo trattare all'interno del format, quella statica come dicevo prima. Io ho un negozio in piazza Enrico Toti al numero 16 e tratto il conto vendita di arte a 360 gradi, l'arte da collezione, il modernariato, il design, il collezionismo sotto tutti i punti di vista. Allora, signore e signori, dal cubo di Reggio siamo veramente... Io non lo so, è la prima fatta sul palco di questo format. L'abbiamo fatto da One Apple di Torino, via La Grande, itinerante per le varie carriere, oggi siamo venuti qua a Hugo. Fantastico, ringrazio tutte le scuole, tutti i maestri, tutte le modelle, un grande applauso a voi. Ok, e adesso vi auguro cosa? Indovinate cosa? C'è il tuo, come vedete, Daniel, c'è la pasta pronta per tutti. Perciò andiamo a mangiare. Buona serata, grazie!